Come al solito si apre un'intervista con una frase: al Melce Talent nulla è scritto. Ebbene sì, avete fermato la vice capolista del torneo Melce Talent, la Real Malugeri, proprio nei secondi finali di 50 minuti di gioco. Sì, così hai detto tutto tu. Loro una bella squadra, solo secondo me si sono innervositi e non hanno più giocato a pallone. Noi abbiamo iniziato bene, abbiamo terminato bene, loro secondo me si sono innervositi senza motivo, ma tra di loro, e chiaramente è arrivato la beffa per loro allo scadere. Un secondo tempo da Leoni, ma la Real Malugeri il secondo tempo non è entrata assolutamente nel campo. Voi avete messo tre uomini al centrocampo e un uomo fisso all'attacco. Sì, abbiamo rafforzato un po' il centrocampo. D'altra parte loro, c'è il nome di loro, bravissimo, c'è Luigi, insomma sono un'ottima squadra, noi ci siamo difesi, secondo me la partita l'hanno voluta pareggiare loro, noi abbiamo messo dall'inizio alla fine la nostra grinta e è arrivato alla fine, è arrivato il risultato. C'è chi sperava di un risultato eclatante, voi avete messo del suo, del vostro e avete riaperto nuovamente la classifica. No, vabbè, ma io credo che in questi campionati difficilmente che incontri una squadra, almeno non mi è mai capitato che una squadra ci umili in una certa maniera. Però c'è chi vince, c'è chi perde, oggi è andata col pareggio, gliel'abbiamo strappato questo pareggio e ci portiamo a casa un punto. Ringraziamo il responsabile dell'Etnacolor, Nino Caruso, e rinnoviamo l'appuntamento. Lo sai dove lo rinnoviamo l'appuntamento? No. Sul sito internet? www.matchtalent. No. www.matchtalent.org. .it. Sei una persona che segue il torneo. Assolutamente. www.matchtalent.it e sulla pagina Facebook Matchtalent. Ah, ecco. Buona serata. Ciao.